pochino, diciamo, ambiziosa. Diciamo che abbiamo coordinato quanto è stato fatto fino adesso, con una serie di progetti interessanti, e sono state gettate le basi per progetti futuri. Molto interessante è stato il colloquio con i rappresentanti della Commissione europea, che ci hanno delineato un po' i progetti di sviluppo e di cambiamento di alcune logiche. Ci sono alcuni aspetti che noi abbiamo segnalato come critici, come per esempio il criterio dei 25 chilometri per definire da una parte e l'altra i confini per definire le aree di intervento, che all'unanimità abbiamo ritenuto molto penalizzanti per le nostre aree di interesse. Quindi segnaleremo sia al governo centrale, abbiamo ribadito anche alla Commissione europea, la necessità di ripensare un attimo questa regola, anche perché sono territori molto montuosi. Prendere 25 chilometri lineari vuol dire praticamente dal confine da una parte e dall'altra include dei territori praticamente spopolati o quasi, quindi questi, però direi una riunione molto interessante. Al di là di questi chiamiamoli dettagli previsionali per il futuro, continueremo a lavorare per fare progetti, anzi abbiamo anche deliberato di accelerare alcune procedure amministrative proprio per andare a fare cose concrete in tempi rapidi. Ma i settori sono molteplici, perché bisogna contemperare le esigenze di tante aree, di tante sensibilità, però sono temi del turismo, dell'ambiente, della viabilità, della salvaguardia del territorio, ci sono tanti temi macro, poi verranno esplicitati in un lavoro di dettaglio con tutte le parti coinvolte. Si parla di 38 milioni per tutta l'area di cooperazione? Beh, cifre più o meno sono queste, poi chiaramente dovremo ripartirle sui vari interventi, sulle varie zone. Sembrano tanti, però poi sono anche grosse le zone, quindi non ci aspettiamo valanghe di risorse, però voglio dire, se sono spesi bene, anche quelli comunque contribuiscono. Speriamo che la Commissione europea, l'Europa, tenga presente le necessità di zone che hanno delle complessità molto elevate, sia come aree di crisi e comunque anche aree territoriali difficili. Un elemento, diciamo, innovativo di cui ci ha parlato la Commissione è anche per il futuro verranno considerate le zone di frontiera non solo terrestri, anche marittime. Quindi questa è una cosa interessante, perché apre tutta una serie di possibilità di cooperazione anche su temi proprio specifici del mare, quindi sia di ambiente ma anche di pesca, di economia, di blue economy come si chiama spesso. Quindi vedremo col prossimo futuro. Per Imperia ci conferma 4 milioni di euro? Ma per Imperia sì, sono cifre, si parlava di cifre del genere, adesso vediamo un attimino il dettaglio dei progetti, perché Imperia sicuramente è un centro molto importante della parte ligure di questo progetto, quindi sicuramente avrà un occhio, diciamo, di non dico di favore, ma di attenzione massima, poi vedremo nel dettaglio. Questo è l'auspicio, ovviamente. E già nel recente passato ci sono stati dei contributi molto importanti che sono arrivati grazie al progetto, al programma Interreg Alcotra. Oggi un altro passo in avanti per l'approvazione di strategie per questo territorio, in particolar modo due progetti che sono i due PITER. Non voglio entrare troppo nel tecnico, ma parliamo di quello relativo ai parchi, tanto per intenderci, che ha fatto un passo in avanti molto importante, e poi quello cosiddetto litorale, che verrà esaminato a breve con la condivisione di tutti i partner europei, perché di progetti europei stiamo parlando. E, diciamo, avuta ancora una volta questa mattina, credo che questo comitato di sorveglianza questa mattina sia stato molto importante, perché c'è stata un'unanimità su tutta la linea sull'accelerazione della progettazione europea, e quindi queste risorse, che sicuramente sono risorse milionarie, potrebbero arrivare, anzi confido che arrivino molto a breve anche sul territorio della nostra provincia, che è il territorio ligure a cui sono dedicate le risorse Alcotra per quanto riguarda appunto la parte Liguria. Lei ha citato il settore parchi, quali sono gli altri settori coinvolti? Diciamo tutto il territorio provinciale è coinvolto. Abbiamo due grosse strategie principali in questo momento, che sono i cosiddetti PITER, all'interno del quale vi sono poi dei progetti semplici, ripeto, non voglio entrare troppo nel tecnico, perché è anche prematuro, e diciamo la zona cosiddetta montagna è quella che vede coinvolto il nostro parco e i comuni limitrofi, i territori limitrofi, che quindi avranno importanti risorse con dei
progetti concreti di, diciamo così, di ricaduta immediata sul territorio. Parimenti il resto del territorio provinciale sarà comunque coinvolto insieme con un rapporto molto stretto soprattutto con i vicini dell'Alta Valtanaro e con la vicina Francia per progetti di prevenzione dei rischi e di realizzazione di infrastrutture. Quindi stiamo parlando di questioni molto molto concrete dove i denari che arriveranno i cittadini li potranno vedere davvero spesi immediatamente sul territorio. Materialmente come arriveranno questi? Attraverso gli enti? Ci sarà poi una ricaduta sui privati? Ci saranno dei soggetti capofila che di volta in volta possono essere individuati nell'ente regione, nell'ente provincia, piuttosto che in un comune, piuttosto che in un'unione dei comuni. Spesso il capofilato spetta ad altri, tipo nel nostro caso ai piemontesi piuttosto che ai francesi. È un po' complessa da un punto di vista amministrativo, però diciamo poi la gestione del pubblico, questo è fuori discussione. E è una cosa che mi piace sottolineare, davvero la grossa sinergia che c'è stato tra gli enti pubblici coinvolti, fanno parte per la parte ligure del comitato di sorveglianza provincia di Imperia e regione Liguria, che stanno lavorando fianco a fianco da tempo per un fine diciamo identico, che è quello di portare risorse e spenderle bene sul territorio, e un grande rapporto di collaborazione con la vicina provincia di Cuneo, con la regione Piemonte e col PACA francese, i nostri vicini più prossimi. Il rapporto è molto buono anche con gli altri soggetti coinvolti da questo importante progetto europeo. Si è parlato anche del progetto della zona alpina, che non inerisce direttamente al progetto Alcotra. L'anno prossimo ci sarà una presidenza italiana, segnatamente quella della regione Lombardia, e qui stiamo parlando davvero di interventi infrastrutturali di carattere quasi epocale. Quindi diciamo è stata una mattinata a mio avviso molto importante.